Benvenuti a una nuova puntata del GCN Italia Show, oggi show numero 248, Giorgione, mi sa che l'altra volta mi ero sbagliato col numero. Ho fatto 246. Non lo so, sono troppi, 46. Fa confusione. Vabbè. Oggi 48 e oggi parliamo degli ex pro che vincono le Gran Fondo. Un tema molto caldo e divisivo, iniziamo lo show. Lead Story. Prima di iniziare vi ricordo di andare sul video che è uscito sabato e mettere like, perché al raggiungimento di 3000 like faremo un video con Giorgione in cui staremo sui rulli 5 ore, faremo un bel giro di Swift. No, no, sì, non mi è stato chiesto, è una cosa l'azienda, che lancio tutto così. L'azienda vuole questo, a 3000 like si arriva a Giorgione che soffre su Swift. Vabbè. No. Ma andiamo... No. Sì, invece sì. Andiamo 5000. Perché vi ho detto che siamo già vicini. Andiamo al tema caldo di questa... Lead Story, gli ex pro che partecipano alle Gran Fondo, diciamo un dibattito che nasce già da parecchi anni fa, sì. Parliamo veramente di forse 20 anni, quando i pro una volta smesso andavano subito a correre nel Gran Fondo e ovviamente andavano a vincere, dominavano, anche a un certo punto hanno deciso di fare questa regola in cui i professionisti devono aspettare almeno 5 anni o 3 o 5 anni prima di partecipare a una gara amatoriale. Poi è stata ridotta a 2, mi dicevi? È stata ridotta a 2 e è tornata a far scoppiare la polemica la vittoria di Manuel Senni nella Nove Colli, recente Nove Colli che si è svolta due domeniche fa. Tanta gente è arrabbiata sui social perché dice che non è giusto che un corridore che ha fatto il professionista fino a 2 anni fa si metta a correre, a battere i poveri amatori che lo fanno solo per passione, quando lo stesso Senni comunque ha dichiarato di lavorare. Lavora in un bike hotel a Cesenatico, fa anche il meccanico durante il giorno, porta in giro i turisti in bicicletta, comunque è un lavoro che gli permette di pedalare, poi va a correre la domenica, va a divertirsi e ogni tanto vince anche le sue Gran Fondo, Giorgione. Sì, diciamo che il problema sta a monte, non è che bisogna andare a vedere quanto lavora una persona per poter dire se si merita il risultato o se può permettersi di partecipare ad una competizione, altrimenti bisognerebbe anche dire che lavoro si fa, per quante ore, cioè non ha molto senso questa cosa. A monte bisogna decidere che cosa si vuole del ciclismo amatoriale, cioè si vuole un ciclismo competitivo che premia il merito creando delle categorie specifiche per chi raggiunge buoni risultati e chi non li raggiunge, al di là dell'età e al di là del fatto che uno lavori in fabbrica o sia disoccupato, oppure si vuole continuare con quel sistema di classificazione per età e per genere che però non premia il merito, quindi potremmo avere neo pensionati, magari quelli stati in preanticipata di 50-55 anni che si allenano tantissime ore, che vanno più forte di un ventenne, trentenne che lavora. Quindi bisogna capire un attimino gli amatori che fanno parte di questi gruppi e che magari non condividono che gli ex pro partecipino, che cosa vogliono, cioè questa no, è la domanda. Per quello che riguarda la polemica, fa sorridere il fatto che i più cattivi e feroci, no, contro questi ex pro sono quelli che o non gareggiano o arrivano dai 500 in su, cioè gente che non è direttamente competitiva, perché i corridori, gli amatori che arrivano nei primi 20 e 30, che vanno molto forte, però arrivano dietro a questi ex pro, non sono così contrari. Io ne ho, diciamo, tra virgolette, intervistato uno che conosco molto bene e per messaggio mi ha scritto: per me sì, per me possono correre. Dovremmo solo che essere fieri di poter correre contro gente che è stata pro. Alzano il livello, ma tanto si è già alzato, perché 5-6 dei primi 10 nel Gran Fondo che ho fatto ultimamente sono tutti ex pro. Batteri è dura, se non impossibile, ma almeno abbassa la cresta di tantissimi amatori che pensano di volare. E in ogni caso alzano il livello, anche se prendi solo le discese, Manuel Senni va il doppio degli altri primi 20-30 in una Gran Fondo e lì capisci quanto si può migliorare anche non solo dal profilo di prestazione, della prestazione. Sì, quindi il discorso è questo, anche perché quello che non piace sono gli ex pro che vanno forte, perché non penso che nessuno si lamenti se io vado a fare una Gran Fondo. Nessuno si è lamentato nessuno quando si io lamenta. E Giorgione siamo andati alla Nove Colli 2 anni fa. No. Abbiamo fatto staccatissimi facendo le soste, eccetera, eccetera. Nessuno ci ha detto niente, erano tutti contenti. Quindi la proposta quale potrebbe essere, Maranga? Ma qua si propone, parlando anche con questo ragazzo e altre persone che insomma sono un po' dentro l'ambito amatoriale, dice che
dicono che sarebbe meglio dedicarsi a, una, a curare le griglie, cioè cambiare proprio il sistema gran fondo, facendo una classifica, diciamo, mondiale, italiana mondiale, di tutte le gran fondo più importanti, che ti permettono di stare in una griglia di partenza ovviamente più avanzata, avanti, sì, avanzata rispetto agli altri che magari la fanno veramente solo per partecipare, certo, o quasi, perché adesso si basa tanto sull'iscrizione, esatto, quando viene fatta l'iscrizione, esatto, non è giusto, perché se io faccio una gran fondo all'anno e la voglio fare piano, con calma, perché devo partire davanti quando sono quelli che vogliono fare la prestazione? Infatti il problema poi è quando una persona forte non si iscrive, parte dietro, magari alcuni di quelli forti sono invitati perché magari hanno la bici del brand che fa la gran fondo, altre partono in griglia VIP, attaccano subito e chi si è visto si è visto. Quindi va rivista un pochino questa cosa, però bisogna decidersi, cioè vogliamo far diventare le gran fondo un'anticipazione del ciclismo professionistico? Può essere un'idea, in America succede già questa cosa. A voglia. Corridori che vanno molto forti, certo, in gare amatoriali di classe A, classe Pro, non so come si chiamano, le prime categorie. No, le cut 1, 2, 3, 4, 5. Sono corridori che potrebbero, se sono molto giovani, anche essere interessanti, poterli fare provare nel mondo professionistico. Luke Lampert aveva firmato con la Sudal e... arriva da quel mondo lì. A 16 anni andava a battere gli amatori in volata. Può essere interessante, in questo modo ognuno è al suo posto, nessuno si può più lamentare. Se prendi bastonate nella categoria, probabilmente non fai risultati per un po', torni indietro, se invece la tua categoria vinci troppo facile, vai avanti e inizi a confrontarti con gente del tuo livello. Anche perché è probabile che questo ciclismo, sempre più in difficoltà, in crisi, in futuro sarà veramente strutturato così, sì, per poter mantenere l'attività e non crollare, diciamo, esatto, così, purtroppo. Vabbè, eh? Parliamo del ciclismo giovanile, ovviamente. C'è sempre più difficoltà a creare squadre giovanili, sempre più difficoltà per fondi, a non bruciare i pochi talenti che ci sono, o tanti, non si sa, perché comunque ne arrivano pochi poi di là che vanno forte. Ampliare queste categorie, magari partendo anche prima dei 18 anni, cioè poter, sì, aprire il mondo amatoriale in questo modo anche prima dei 18 anni, poi dà la possibilità a gente che non trova squadra juniores di correre negli amatori, ma non a caso, ma con delle classifiche fatte bene. Lo sappiamo che non è bello, perché tanti dicono no, sarebbe un disastro, ma purtroppo stiamo andando in quella direzione. Per colpa non stiamo a dire di chi è la colpa. La realtà purtroppo è questa. E quindi, a nostro avviso, è assurdo privare un ex pro della possibilità di andare a correre una gran fondo, divertirsi anche vincendo, perché no? Anche perché, parliamoci chiaro, le gran fondo non hanno tutto questo risalto mediatico, cioè non se le fila nessuno, se non oltre agli addetti lavori, a chi corre magari, ma non si guadagnano i soldi veri, non c'è un business, no, vero e proprio, Giorgione. Penso che Manuel guadagni di più facendo la guida turistica, certo, ai turisti a Cesenatico, di quello che guadagna vincendo le gran fondo. Io l'ho fatto la guida turistica per arrotondare, è un ottimo lavoro perché lavori mezza giornata. Io nel 2013-2014, anni in cui l'ho fatto, che ero ancora pro, tra virgolette, prendevo 100 euro al giorno più le mance per mezza giornata di lavoro, quindi era poi una cosa interessante, guadagna più che le gran fondo. Un rimborso spese può darsi qualcosa, ma non, sicuramente non si arricchisce nessuno, no, con il mondo del gran fondo. Quindi io, fossi un amatore, eviterei di fare polemica gratuita, di stare lì a inferocirmi e fare il leone da tastiera che scrive cattiverie nei confronti di questi ragazzi che non sono... non sono brutte persone, secondo no, me. Ci vogliono divertire. Ci vogliono divertire, basta, Giorgione, questo è quanto. Sono stati anche troppo, troppo buoni, perché il nostro pensiero è ancora un po' più forte di base contro queste persone che criticano fortemente. Chi si vuole divertire invece l'anno prossimo sembra sia Primoz Roglic, che ha annunciato che lascerà definitivamente la Jumbo-Visma e andrà da un'altra parte. Dichiarerà quale sarà la squadra dopo il Lombardia. Ha fatto questa dichiarazione alla partenza del Giro dell'Emilia, che poi ha vinto. Ha vinto per la terza volta, schiantando Tadej Pogacar, e sembra che la squadra adesso in pole position sia la Bora Hansgrohe. Guarda, io non mi sembra bene che abbia sorpassato la Movistar. Non sentite talmente tanto. La Movistar era lì, però sembra che adesso sia andata in vantaggio la Bora. Quindi da tutti in una squadra avremo Vingegaard alla Jumbo, Roglic alla Bora o alla Movistar da qualche parte e Evenepoel alla Ineos. No, attenzione, al Giro dell'Emilia ho sentito rumors importanti, allora... Sembra che Plug abbia chiamato Renko a colloquio, hanno fatto una riunione sembra di 5-6 ore in cui Plug gli ha detto, che gli ha fatto vedere come vincono le corse, come sono strutturati come squadra,
quali sono gli obiettivi, eccetera, eccetera, e praticamente sembra gli abbia detto anche che lui può coesistere con Vingegaard. Se vuole fare il tour, possono fare il tour insieme da capitani. Questo è quello che mi è stato riferito. Non so se è vero, sembra che Renko oggi sia convinto di firmare e di restare lì. E l'anno prossimo la linea sono in 15. Questa è quella, i rumors. I rumors quanto possono essere affidabili. Però non lo so. C'è questa possibilità, Giorgione. A oggi Renko più vicino alla Jumbo. Jumbo o come Amazon, perché adesso sembra che Amazon voglia entrare. Però anche lì dicono che se entra Amazon poi si tiene dietro Lefebvre, perché a quel punto Lefebvre non avrebbe più quel potere che avrebbe fondendosi con tutti. Ma ci sono tante cose che non possiamo punto, sapere. Aspettiamo, non parliamo più. Parliamo di una cosa certa, dell'addio di Peterone Sagan, che al Tour de Vendée, gara vinta da Demar, ha chiuso al nono posto la sua carriera nel ciclismo World Tour. Quindi non è un addio definitivo, è un addio definitivo nel senso che non potrà più correre le grandi classiche, i grandi giri, però il prossimo anno farà ancora qualche gara, magari una punto due, gare su strada, semidilettantistiche. Preparazione per il cross country. Per il cross country e per l'Olimpiade di Parigi. Probabilmente correrà con la nazionale slovacca, da quello che si dice, o con una squadra minore, sponsor che porterà lui. Sì. Però non facciamo una celebrazione, perché anche lui non ha celebrato niente. Perché finché l'addio definitivo sarà a Parigi, l'addio al ciclismo pedalato, alle gare. L'addio è quando smetti di allenarti, alla fine continua ad allenarsi, ha cambiato solo disciplina. Lui è sempre l'agonista, non è che l'amatore, se appunto le Olimpiade, quindi non facciamo celebrazioni ancora, anche perché mi viene la tristezza, Giorgione. Mi sento triste a celebrare questi addii. Ti senti invecchiare? Un'altra cosa di cui volevo parlare, Giorgione, è della vittoria di Arnaud Dely alla Lotto Femmes Ardennes. Cosa ha fatto Arnaud Dely? Cioè, era un gruppetto di una trentina di unità volate in leggera salita, di lì è venuto fuori a tripla velocità, stava vincendo veramente facile, veramente bocca chiusa, mani alte, facile. A un certo punto però perde il pedale, probabilmente aveva poi ha dichiarato di avere una tacchetta rotta, perde il pedale, non riesce a riagganciarlo in tempo per... Ma non ci prova, ci ha provato, poi ha visto che era troppo complicato. Ma ci ha provato mentre pedalava, cioè che era impossibile. Anche perché l'adrenalina, la foga, quindi ha dato 4-5 pedalate con una gamba sola ed è riuscito a contenere il ritorno di Groves e Seneschal, vincendo quasi la photo finish. Sì. Pazzesco, Giorgione, pazzesco. Beh, questo è un fenomeno. Cioè, guardate, andate su Pro Cycling Stats a vedere cosa ha vinto tra l'anno scorso e quest'anno. L'anno prossimo spero che parteciperà finalmente a un grande giro, lo vedremo vincere cose pesanti. Penso che il prossimo anno avrà i gradi di capitano sicuramente all'interno della Lotto. Anche perché Caleb Ewan è in forte calo e è un po' in lotta con la dirigenza. Sì, c'è un po' di conflitto interno, però veramente il prossimo anno lo aspettiamo anche nelle grandi corse. Abbiamo Sanremo, potrebbe essere la sua portata. Sì, cosa dici, Giorgio? Ma io l'avevo già pronosticato per quest'anno. Forse non l'ha fatta. Perché sei stato uno dei primi a staccare sulla Cipressa, in realtà. Probabilmente magari non era proprio in condizione, perché poi l'abbiamo visto vincere in Canada. Andare in corse dure. Cioè, adesso sta andando forte anche su percorsi impegnativi. Staremo a vedere, Altre corse da menzionare, la Crow Race, con la prima vittoria da pro di Niccolò Parisini, giovane italiano, classe 2000. E si è sbloccato anche Viviani nella prima tappa, non vinceva da un anno quasi. Esattamente, gara vinta, classifica vinta da Orluis Aular, colombiano della Carolan. Venezuelano. Campione nazionale venezuelano. Pardon. E poi giusto menzionare anche il ritorno alla vittoria di Davide Formolo, che ha vinto la Coppa Agostoni, non vinceva dal 2020, la tappa al Giro del Delfinato. Infine chiudiamo, forse dovevamo dirlo all'inizio, però diciamo alla fine delle gare, l'Europeo Gravel Uomini e Donne. Uomini vinto da Jasper Stuyven, donne vinto da Lorena Vibes, perché è stata la prima europea a arrivare, ma in realtà non è quella che ha vinto la corsa. In realtà la corsa l'ha vinta Tiffany Cromwell, australiana, quindi però anche vince lì, ma non vince il titolo come campionati regionali esordienti. Un po' strano, insomma. Poi tra l'altro campionato europeo e gente correva con la maglia di club. Stuyven ha vinto con la sua maglia, durante il percorso doppiava gente, è arrivato a braccio alzato con altre persone che stavano per essere doppiate.
È l'anello di congiunzione tra i pro e gli amatori, visto il tema anche della Lead Story, queste gare grave. Comunque domenica andrò a vedere il mondiale a Treviso, visto grande spettacolo, sicuramente sarà anche una bellissima giornata di sport. Vedremo, l'anno scorso hanno visto quello a Cittadella, da spettatore c'è sicuramente da divertirsi. Sono sempre un po' dubbioso su questo fatto del gli amatori vengono doppiati, tra l'altro in alcuni, mi raccontava Daniel che gli amatori doppiati creavano anche impiccio, nel senso erano da, in mezzo, stretti, sì. Era un problema magari sorpassarli in curva, perché tu arrivi a doppia velocità, ti trovi un amatore che è lì poverino, che fa fatica in curva sulla ghiaia. Voi avete discusso, quando hai fatto la Lead Story 4, avete discusso su che senso ha le gare gravel. Secondo me le gare gravel sono quelle che fa De Marchi, cioè lunghissime distanze, resistenza. Uno per cantone. Con nessuno viene doppiato. No, quello secondo me, queste sembrano gare di ciclocross allungate. Però per il pubblico è meno tecniche. Devono fare comunque un pezzo in circuito e quindi si creano questi disagi. Boh, vabbè, non mi esprimo. Questa settimana su GCN Plus potete vederlo Sparcasse Giro Munster, il Munsterland Giro. Sono arrivato quinto. Munsterland. Il 3 ottobre, poi la Binchimé Binch, corsa della birra, il 3 ottobre, birra, poi la Trevalli Varesine sempre il 3. La Esteden, cioè oggi, Esteden Race oggi. 4 ottobre, sì, oggi. Gran Premonte il 5, poi c'è il Coppa del Mondo di fuoristrada a Mont-Saint-Anne. Il 7 ottobre in Lombardia c'è anche la Coppa del Mondo di BMX, l'Exact Ciclocross l'8 ottobre, la Paris Tour l'8 ottobre e poi inizia il Giro di Turchia, che una volta si faceva a maggio, dall'8 al 15 ottobre. Organizziamola anche noi una garetta, non ne fanno per niente, ce ne sono pochi ultimamente. Tutte visibili su GCN Plus. A proposito di Giro di Lombardia, abbiamo avuto Rota qui in studio per una cosa di World of Cycling degli inglesi, abbiamo colto l'occasione per chiedere anche qualche domanda in italiano su Lombardia, quindi sentiamolo. Sicuramente è una grande emozione e avremo sicuramente noi corridori bergamaschi tanto, tanto pubblico. Quest'anno abbiamo fatto la tappa del Giro d'Italia, era un percorso abbastanza simile a quello che faremo a Lombardia e la gente è stata incredibile, veramente da brividi. Poi abbiamo anche la fortuna che comunque su queste strade ci siamo sempre allenati, conosciamo benissimo il percorso e può essere un qualcosa in più in una gara così, così dura e soprattutto con delle discese così tecniche. Adesso ad oggi non so il tempo come sarà, ma se ci sarà bagnato sarà sicuramente un grande vantaggio questo. Da corridore, anche se vado un pochino controcorrente, preferisco l'arrivo a Como. Il percorso di Como solitamente nel finale presenta salite un pochino più corte e per le mie caratteristiche si addice un pochino di più. Quindi sì, preferisco l'arrivo a Como, anche se comunque arrivare a Bergamo è sempre un'emozione, soprattutto fare città alta nel finale. È davvero scenografico come panorama e penso che ci sarà davvero tanta gente a tifarci. Spero di passare comunque in una buona posizione così la gente di Bergamo potrà vedermi e vedere noi corridori bergamaschi protagonisti. Correre una gara così lunga e dura a fine stagione sicuramente cambia leggermente le carte in tavola, bisognerà arrivare freschi mentalmente e fisicamente e non è assolutamente scontata la cosa, comunque siamo a quasi metà ottobre e le energie saranno un po' quello che sono. Tra l'altro parlo per me, arriverò da un blocco di corsa abbastanza importante, quindi non sarà facile, però ecco, cercheremo di dare il massimo. È una delle 5 classiche monumento, quindi è una corsa importantissima e penso che nessuno si risparmierà e ecco, sarà l'ultima battaglia dell'anno. Esce oggi il docufilm Unbound con Conor Dunn che si cimenta nella Unbound 200, la competizione gravel più grande al mondo. Questo è grave che intendevo grave, prima. Hardcore. 330 km in sterrate del Kansas, documentario 330. Rende bene l'idea di cosa secondo me
è il gravel che si insona una bicicletta da fuoristrada più veloce di una mountain bike, altrimenti si utilizzerebbe. Sì, però è che magari da spettatore, se non c'è quell'adrenalina, quello scatto in faccia. Ma non è impresa diretta, insomma... 330 km. No, non è così il video. No, dico da spettatore, se vai a vedere l'unbound, cioè non è proprio. Ma infatti è meglio vederla su GCN Plus. Esatto, sicuramente, molto più spettacolare. Ricordiamo anche su Swift. 130 km. Ieri è iniziato il Tour of Watopia, che si conclude il 12 novembre, una specie di corsa a tappe su Swift, visto che ormai stiamo avvicinando alla stagione un po' più fresca, qualcuno esce ancora su strada, ma tanti tra un poco cambia l'ora, si sposteranno definitivamente sui rulli, e il Tour di Swift è un ottimo Tour of Watopia, è un ottimo modo per iniziare, punti, esperienza raddoppiati, un sacco di bonus, a te viene in mente? Mi viene in mente quello che ho fatto il Blueber Pretzel a Watopia, che a un certo punto ho avuto poi il blackout, sono ripartito, inseguendo un gruppo che non esisteva, è stata una bella esperienza, Giorgione. A loro non succederà, non preoccuparti, succederanno solo a te queste cose. Solo a me, però. Perché? Novità tech, ricorderete qualche mese fa abbiamo fatto un video intitolato Ronde van Bergen, dove tentavamo di fare lo stesso dislivello del Fiandre restando a Bergamo. Avevamo presentato in quell'occasione la nuova Pinarello X, adesso invece è uscita la versione Dogma X. Esattamente, che non cambia solo la fibra utilizzata, avevo pensato questa cosa come primo dell'IF, essenzialmente la Dogma usa una fibra più rigida, più leggera, più performante e anche più costosa, ovviamente, che gli allestimenti sono più costosi, ma cambia anche proprio il telaio, si vede soprattutto nella zona dei foderi posteriori, c'è un incrocio molto molto particolare. La Dogma rimane una bicicletta, la Dogma X rimane una bicicletta eccezionale per gente come me che ha un po' di pancetta massicci o che si piega poco, perché corridori pesanti ha dei vantaggi enormi a livello di stacchi reach. Cioè, pensate che la taglia con un tubo orizzontale di 57,5 ha uno stack di 600 mm, quindi permette di avere il manubrio più alto oppure togliere tutti gli spessori per chi invece è obbligato a usarli su una bicicletta racing, quindi renderla ancora più bella a livello estetico. C'è la possibilità di essere più comodi, di essere più rilassati. Più comodi, ma in questo caso con questa fibra di andare anche forte, quindi essenzialmente si ha una posizione meno aggressiva, però allo stesso tempo prestazioni veramente di alto livello. Fra poco te la danno, così potrei essere spero comodo e aggressivo. Sì. Aggressivo anche, mi raccomando, menare. Cycling Inspiration, la foto è di Aldo 89, pendenze velenose, questa salita non ha nulla a che vedere con il ciclismo, è pura sofferenza, ma poi c'è quel momento quando arriva la vetta e tutta la fatica svanisce e capisci invece che il ciclismo è proprio questo, ovvero soddisfazione. Mamma mia. Punta velena. È vicino a casa mia, ma non l'ho mai fatta. Perché a me poi siete duri, mi fanno il mal di schiena. Eh beh. Dopo che sto là che remo, mi viene male, non me la godo tanto. A proposito di cose brutte, io ho in mente un progetto per una roba di questo tipo, che adesso non svelerò nei dettagli, ma voglio far vedere che con i rapporti attuali, la tecnologia attuale, una persona di 100 kg oltre come me può affrontare la salita più dura d'Italia senza mettere le piedi a terra. Che sarebbe il video dell'anno, Giorgione. Il video dell'anno. Devo organizzarmi una salita a livello di davvero cose, ma si può fare. Gente che fa cose. E ciao. Poi scriverò gente che fa cose. Perché sarà una cosa importante quella. Gente che fa cose. Ciao Alan e Giorgio, mi chiamo Matteo, oltre ad essere un impattato e scannellatore, sono un appassionato di ciclismo e negli ultimi 3 anni ho messo la mia passione a servizio della comunità organizzando pedalate estreme per beneficenza, 2 Everesting, l'ultima per raccogliere fondi destinati all'acquisto di macchinari per le terapie intensive e terapie intensive neonatale, è stata quella di partire dall'ospedale San Martino di Genova e dopo 10 ore e 270 km arrivare all'ospedale universitario Careggi di Firenze. Per maggiori informazioni, beh, qui ci lascia il suo profilo Instagram. Ecco, questo è bello, cioè fare imprese, comunque robe estreme per beneficenza. Quindi magari pedali tanto per raccogliere fondi. In questo caso scriveteci anche prima di fare la prova, così magari noi leggiamo l'annuncio, la promuoviamo e riuscite a raccogliere qualcosa in più magari. Mi raccomando, scrivete a gcnitalia@globalcyclingnetwork.com se avete cose da raccontare. La vignetta di Gandolfo. Allora, Maranga, credo che sti pelazzi contribuiscano non poco a rallentarmi. Dici? Dici, Giorgione? Dici che sono quelli? Cioè, un pelazzo, Giorgione, depilati un po'. Non è una nuvola, sembra... Che poi quando facciamo le prove a tempo siamo penalizzati. Sembra quello che puzza dei... Che cartone animato è quello di Collinus?
Sai che c'è quello che puzza, che c'è tutta una bolletta? Pure, tu non puzzi per fortuna. Comunque uscirà a breve un video, una sfida che abbiamo fatto con la Lidl Trek, con sì, dei ragazzi della Trek, molto interessante. Molto interessante. Non spoileremo niente. Andiamo ai tuoi commenti. Allora, la canonica lettura di alcuni vostri commenti. Inizio io. Paolo Bordin, comincia a pensare che Van Aert sia in realtà il più grande tifoso di Van Der Poel e che tutti questi secondi posti siano una specie di messaggio in codice per comunicargli questo suo inconfessabile segreto, facendo un indiretto omaggio a suo nonno Raymond Poulidor. Non me lo spiego altrimenti, insomma, Van Aert è ancora più romantico del Maranga. No, non credo che sia un grande tifoso di Van Der Poel. No. Però fa ridere che Poulidor, il nonno di Van Der Poel, era un eterno secondo. Sì. Adesso eterno secondo però è... Però Vottone quest'inverno non farà cross, da quel che ho capito. Quindi l'anno prossimo vedremo un vote diverso da quello che abbiamo visto finora. Quanto ho goduto quando ho letto quell'annuncio. Finalmente, da quanto è che lo diciamo sta roba? Sì. Deve provare a fare qualcosa di diverso se vuole cambiare il risultato. Provarci almeno. Sergio Mucci, alla Lebrambo lancia una provocazione. E se questa notizia serva solo ad alzare il piatto e far rumore, mentre dietro Lefebvre stia lavorando ad un'altra, a una unione con Ineos, quindi... Provala, no, da quello che ho capito non è... È quello che abbiamo detto 3-4 show fa, che vedendo i roster è la cosa più probabile, poi bisogna vedere i soldi. Lui segue quello che gli conviene, non penso che stia giocando così. Vabbè. Roby Marchesani, l'UCI dovrebbe fare una regola tetto di competitività. Non puoi avere 5 capitani o tutti i più forti del mondo in una singola squadra. Ammazza di molto il senso sportivo, soprattutto nel ciclismo dove la squadra è fondamentale. Beh, diciamo che se Renko va a correre con Vingegaard, vabbè, perdono comunque Roglic, eh? Ma ragazzi, Lucci non ha potere economico, cioè per... No, quello non può fare niente. Non è l'NBA che detiene i diritti e quindi può ripartire i budget, fare cose. Cioè, Lucci fa le regole, ma non ha il potere di dire tu non puoi avere quei soldi lì. Non lo può fare. Altro. Però io da appassionato sono un po' preoccupato nel vedere sì, ovvio. Evenepoel. Beh, ma già il fatto che Roglic va via è una bella cosa. Sì, per fortuna. Sì, per fortuna. Ma invece vorrei sapere, ma Vought? Vought, cosa ne pensa dell'arrivo di... Se dovesse arrivare... Vabbè, ma lui cosa gliene frega, non è che... per le classiche, dici? E se Renko gli gira che vuole fare il... Che ha detto che vuole fare il Fiandre? Sì. Il prossimo anno? Sì. Non lo so, vabbè. È meglio averci le squadre che corre. Ah no, quello sicuro. Matteo M. Forse. Vabbè, andiamo avanti. Ma, domanda sull'allenamento. Quando in un giro lungo, 4 ore o più, si fanno lavori specifici, magari per un'ora o due al massimo, cosa si fa nel resto del tempo? Si va a sensazione? Si sta fissi in Z1 o Z2? Me lo chiedo guardando ogni tanto gli allenamenti di alcuni pro o under che scrivono i lavori fatti, ma ovviamente non caricano il grafico di potenza o frequenza cardiaca. Utile per capire in che modo eseguono l'allenamento. Grazie, vi seguo da ben prima del citato show numero 46. Sì, generalmente sì, cioè tra un lavoro e l'altro si va in Z1 o Z2. Z2 se si ha poco tempo e si vuole ottimizzare un po' anche la fase di recupero, Z1 se si sta in giro tante ore e non si ha particolare bisogno di caricare. Poi adesso le tabelle dei pro sono molto fitte di lavori specifici, sì, eh. È difficile trovare, cioè non danno più l'allenamento, stai 5 ore in bicicletta come ti va di stare? Ah no, quello no. Fare sella, adesso non si dice, no, vai a fare un po' di 5 ore di sella. Fai sella ma spingendo con sempre spingere, lavori. Sempre lavori. Lorenzo Perotto, ciao ragazzi, volevo chiedervi se i valori della potenza di Strava sono affidabili. Da quando ho inserito il peso mi calcolo i watt. Io non ho il misuratore di potenza e vorrei capire se mi posso basare su quei dati. Complimenti per il canale. Allora, hanno una minima parvenza di attendibilità solo quando sei da solo e in salita, una salita abbastanza pendente che fai piano. Si avvicinano un po' di più. Perché loro non possono sapere l'impatto aerodinamico del tuo corpo. Quindi se sei in pianura, ad esempio, e stai andando a 35 all'ora, loro ti stimano 250 watt, 300 watt. Ma non sanno se sei in presa alta, in presa bassa, in scia qualcuno, se c'è vento a favore, vento contro. Quindi ti stima quei watt, ma non sa in che situazione reale sei. E poi il tuo, mentre peso, una il tuo peso può cambiare. Il peso non inserisci, l'unica cosa che sa Strava. Sì, inserisci tu, però dovresti inserirlo sempre. Magari c'è uno che ha perso 4 kg e non aggiorna il peso. Ma raga, hai preso l'unica cosa che Strava conosce. Non conosci tutto il resto, l'unica cosa che conosci che gli dici tu è il peso. Eh no, se il non problema... devi sempre aggiornarlo però. Sì. C'è gente che non aggiorna mai il peso. Non è quello il problema. Il problema è il vento, la scia, la resistenza al rotolamento dei pneumatici. Cioè, sì, un insieme di cose, sì, sicuramente. Penso è l'unica cosa che sa Strava, poverino. Se tu lo aggiorni, io non l'ho mai aggiornato. Visto che parliamo di Strava, registreremo da prima una puntata su come spiare
i dati degli altri su Strava, cioè come capire che l'FTP magari di un corridore, i pro che corrono, quindi spiegheremo, faremo un po' di tutorial per spiare gli avversari, insomma. Tra l'altro, noi abbiamo anche parlato con Pippo Ganna riguardo a questi dati, ci ha fornito qualcosa in più. Quindi comunque abbiamo anche roba interessante. Andiamo con il sondaggio della settimana. Allora, secondo voi la fusione Visma-Sudal, Jumbo-Sudal, si farà? Allora, no, 76%. 76%. Sì, il restante 24%. Quindi questo 76. Ma no, lo sperano o credono fortemente che... No, non era speri, è proprio un secondo voi si farà o no. Perché io pure che si farà. Comunque, nuovo sondaggio. Cosa ne pensate delle griglie e classifiche per merito nel Gran Fondo? Trovate le risposte sull'app di GCN, potete cliccare e scegliere qual è la vostra risposta preferita. Caption Challenge, la sfida smutandata delle didascalie, perché c'era un Tom Squins, sfida geograficamente poco accurata. No, tra l'altro ci siamo anche sbagliati, appunto. Abbiamo detto porca miseria, cioè tu che hai detto Lituania, sì. Vabbè, ci siamo sbagliati. Comunque, Alessandro Restagno gioca appunto su questo errore che abbiamo fatto e dice: ma cos'è sta roba che adesso siamo della Lituania? E tra un completino sbagliato, sì, diverso dall'altro, magari. Sì, tra le varie, esatte, le discussioni sul completo, il colore, qua si parla. Lettonia, ragazzi. Poi chiedo scusa a Tom, che tra l'altro conosco anche molto bene. Scusa Tom, se eri all'ascolto, ho sbagliato. Vediamo la foto di questa settimana. presentala tu, Maranga. Che... Allora, questa è l'arrivo di tappa, penso la seconda tappa del Tour 2022. C'è stato un contatto tra Van Aert e Sagan e Sagan si è arrabbiato non poco, anche perché poi Van Aert nel 2020 lo aveva attaccato perché sempre per un contatto aveva detto parole brutte su Peter, fate un cuore buon sangue tra i due. Vabbè, cosa ha detto Peter a Van Aert? Ovviamente solo risposte sbagliate. Esatto. Quindi via con la sfida! Siamo arrivati alla conclusione di questo 248esimo GCN Italia Show. Come sempre, se vi è piaciuto un bel like, iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto. Arrivederci alla prossima puntata. Ciao.